Dune! Cthulhu is my shield! Cthulhu! Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale, amici miei. Oggi un altro tuffo al cuore, un salto nel passato, un salto nei ricorsi, perché giochiamo un mazzo con il nostro bene amato e vecchio antico Cthulhu. Infatti ragazzi, in questi giorni su Twitch sapete che io sto sia giocando a Battleground, infatti vedete qui le live, i video su YouTube, ma anche ogni tanto tornando alla buona vecchia Wild per giocare i mazzi di una volta e divertirsi facendo delle combo anche abbastanza, diciamo, strane. Oggi ragazzi, infatti vi propongo quello che è un Galakrond Cthulhu Rogue, che aveva come obiettivo quello di pescare almeno un Cthulhu a zero mana per poi massacrare il nostro avversario sputandogli addosso ogni sorta di danno proveniente da quel dio antico. Non vi spoilero se ce l'abbiamo fatta, ma il titolo e le miniature le avete letti, quindi in realtà che cazzo sto dicendo. Vi invito come sempre a lasciare un potente like antartico per supportare il video qualora vogliate. Sapete che per voi è un click, per me è un supporto enorme. Io divento ricco in base ai like, io compro le Lamborghini, se superiamo i 1000, se non li superiamo mi compro solamente 7 Maserati, e voi capite ragazzi che le Maserati, cioè, non sono mica un povero di merda, io ne voglio chiaramente una Lambo e poi ci siamo a posto chiaramente. Vi invito anche ragazzi a venire live su Twitch durante le sere, vi ricordo che c'è una game schedule che vi faccio vedere, guarda che bello che sono io in versione Renopoli, perché siamo in live su Twitch praticamente tutti i pomeriggi e sere, se volete mi trovate praticamente sempre là. Vi auguro quindi ragazzi una buona visione, la decklist del mazzo è qua sotto in descrizione se volete divertirvi anche voi con questo mazzo, e ovviamente non è affatto competitivo, è solo per fare un po' di memate durante le live, durante qui su YouTube, e ovviamente ragazzi miei, andiamo! Vabbè, teniamo. Lui no. Dammi qualcosa di ficco. Beh, un altro miscant, dai, va bene. Fai BG, ma infatti adesso facciamo BG, era una combo personale che vorrei fare. Oddio, oddio Jade, vabbè. Va bene, Jade lo contemplo, lo accetto. Jade lo accetto. Paradossalmente Jade mi va bene. Basta che non sia super incazzato e... E ci sto. Blade of Cthulhu. Oh K. Bello lui. Contro Jade, bello, perché giochiamo i pezzi e gli riusciamo a rimuovergli subito senza stronzate. Questo è il bocciolo. Chiaro. Solo i forti hanno il bocciolo. Ok. Soli forti hanno il bocciolo. Qua mi sa che faccio l'hack goblin. Perché lui appena gioca il prossimo glielo possiamo rimuovere col fatto ineluttabile. Quindi farei una cosa del genere. Qua fa tutto cacare. Prendiamo un'amalgama. E mi hanno detto di chiudere il coperchio. Quindi chiudo il coperchio. Va bene. Ok. Oh. Dai. Ci sono dei buoni presupposti. Se trovo un Jade abbiamo già la carta per rimuoverlo, easy. Ottimo. Ottimo. Fedand, c'è un problema col link che hai messo. Non è cliccabile. Fedand! Taggate Fedand o Sirius che c'è il link che non è cliccabile, quello della schedule. L'ha messo troppo vicino alla freccia. E non si può cliccare. Vabbè, setto lui. Fa invocare Galakrond. Poi posso andare in curva con un'invocazione di Galakrond. Fedand, guarda tu stesso, porca puttana, non è cliccabile. Guarda. Dove cazzo è? Guarda. Non è cliccabile. Adesso è cliccabile. Adesso in questo che hai messo è cliccabile. Prima no. Te lo sto solo facendo notare, eh. Non ti offendere, cazzo! Allora, questo è con 4-4. Qua invocherei Galakrond. E però non ce l'ho Galakrond, quindi lo invoco comunque così. Se io rimuovo lui va bene. Prima che dopo non riesca più a gestirlo. Diciamo che comunque è abbastanza ingestibile, però. Però va bene. Però va bene. Cazzo, mi dispiacerebbe tradare lui. Possiamo evolverlo in qualcosa di un po' più carino. Forse. Sta carta qua una volta era OP. Questa carta una volta era schifosamente OP. Mi gioca anche il secondo lacché? Non ho un attivatore per lui. Però mi fa il value trade. Però non me ne frega tanto, vero? Fa il value trade qui. Lui riparte con un Jade 5-5, però. E invece mi deve fregare sta cosa, purtroppo. Dove sono le Shadowcaster? Non ci sono. È proprio duro e puro, veloce, facile e easy. Niente Shadowcaster.
In realtà credo anche di avercele, potrei anche metterle dentro, proprio non... Detto, non metto, metto solo carte dure pure, Ktun e Galakrond. Ci possono mettere anche le Shadowcaster, volendo. Madonna, quanti cazzo di sub, porca troia. Adesso vi ringrazio tutti. Swipe, se swipe mi va bene. Fammi pensare. Tu swipe, mi riparti con... Spreading Plague va benissimo. Non ho flick, ma lo accetto. Questo è un idolo che gli evo con 5-5. No, ne mescolo a 3. Ok. Va bene, va bene. Va bene, Shield of Galakrond numero 2. Abbiamo tutti gli invochi in mano. Allora. Questo ne trada uno. Purtroppo loro rimangono giù. Rimbalzarlo non ha senso, perché vogliamo usarlo per altro. Vediamo cosa ci dà. Un bel rush. Drago. Drago di M. Drago di M. Questa non funzionerà quasi mai, però la speranza è l'ultima a morire. Ci penso io. Speranza è l'ultima a morire. Lui swipe adesso. Lui swipe, tanto vale tirarlo giù. Cioè, nel senso, sta board, se ha swipe lo fa sempre. Ecco. Grazie mille Brambilla per i 16. Bentornato Brambillone. Grazie Brambilla Tattico per i 16 mesi di Prime. Bentornato nel canale, carissimo. Thank you so much. Grazie, grazie per il supporto. Grazie a Padovano per i 18, il tipo delle GIF. Grazie Padovano, grazie Marino. Bentornato anche a lei nel canale. Grazie per l'anno e mezzo di Prime. Bentornato infine anche a Helheim per gli 8 mesi. Ci ho messo 2 mesi e mezzo a capire. A Twitch a farmi scrivere sti messaggi. Bene, il tempo necessario, amico mio. Grazie mille, bentornato anche a te, carissimo. Un bacione enorme, grazie. Helheim, my friend. Bentornato, my friend. Ora, potremmo invocare l'ultimo step di Galakrond. Potremmo invocare l'ultimo step di Galakrond. Secondo me questo lo facciamo sempre. Non vogliamo avere troppi pezzi piccoli, appunto, per l'eventuale altra spreading. Se io facessi shield... Non sarebbe male settarmi loro. In realtà lei è piuttosto forte, visto che sembra che non abbia swipe. Lei è forte perché con lo scudo divino magari facciamo il value trade. Sta un po' sul cazzo, perché se dovessi pescare Galakrond o Kronks, poi mi tocca aspettare altro tempo. Quindi vabbè. Quindi facciamolo già adesso. Lui invochiamo, magari mi dà il rush. No, ma può andare bene. Se swipe, rimuove lui. Perde comunque il turno. Qua fa un po' cacare, ma lo accetto. Siamo a 4, a posto. Grazie a Gianni Morandi! Gianni Morandi blu! Ah, capisco. Grazie Gianni Morandi! Sarebbe bello che Gianni Morandi mi seguisse veramente. Mi divertirei molto. Grazie Gianni Morandi, benvenuto nel canale, grazie per il Prime. Diciamo che il tuo nome potrebbe entrare nella lista dei sub più belli del 2020. Quindi Sirius, prendi nota. Gianni Morandi, blu, nome Oscar, migliore sub del 2020. Grazie mille Gianni Morandi, benvenuto nel canale. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo. Punto esclamativo vantaggi per sapere i vantaggi di essere sub. E io ho fatto la giocata più bella del mondo perché l'avevo letta tanti mesi or sono. Proprio pulita, facile, easy questa, Niente di più, niente di meno. Grazie mille, man. Grazie anche a Raschi per il secondo mese di Prime. Raschi, grazie mille. Il secondo mese è il più importante, carissimo. Ti ringrazio veramente tanto per il supporto. Grazie, Rascone. Bentornato anche a te nel canale, un bacione gigante e bentornato. Ok, questa è una spreading plug incazzata. Non ci sono problemi. Non vorrei usare la... Come si chiama? L'assassino di Ktun, perché può tradare sicuramente cose più fighe. Allora, togliamo una carta. Togliamo una seconda carta. Togliamo una terza carta. In modo che poi siamo pronti per Ktun. Gli facciamo vedere anche di Ktun. Che siamo Ktun. Vabbè, qua possiamo tranquillamente tradare quella faccia. Qua lui probabilmente va di swipe, che è molto probabile ce l'abbia. Qui mi rimuove lo scudo divino. Con doppio swipe pulisce board, ma non so se gli conviene farlo. Le tue carte attivano due volte i gridi di battaglia. Se io svuotassi tanto la mia mano, potrei pescare 8 carte da Galakrond. Ma devo svuotarla troppo la mia mano. Veramente troppo. Veramente troppo, vabbè. Ma tu conosci il grande Macignum? Come faccio a non conoscere il mitico e inissolubile Macignum? Ma certo che lo conosco, il buon Macignum, carissimo. Una delle persone più cattive del pianeta. Che giocava Warrior ai tempi, no? Allora, quando vinco Popix? Mai, credo. Allora, trade, lui entra. Veramente voglio provare a spremere questo Galakrond.
8, no, è impossibile pescare 8 carte, dai, 8 carte sono troppe. Calcola che vuol dire che uso tutto ciò che ho in mano. Dovrei tenere 1, 2 e loro. In realtà non è impossibile, è che devo giocare una Lextrasa a cazzo. E addirittura volendo anche uno Shadow Step. Sai che forse posso provarci? È greedy come lo schifo. Perché è veramente tanto greedy come mossa. Però c'è una speranza. Prendo tutta roba economica perché devo assolutamente farlo. L'Alexandra dove è uscita? Chiaramente è uscita dai. Come si chiama? Da il lacchè titanico. Togliamo carte dalla mano. 2, 2, 2. Teniamoci lo scudo divino sulla 4-2. Che male non fa. Che male non fa. Lei non mi serve. In realtà potrei fare Bran Shadow Step su Bran. Per togliere una carta extra nello stesso turno in cui faccio Galakrond. Questa la immaginavo. Onestamente è un mezzo problema, ma. Fino a che non c'ha. Cazzo, no, invece è un problema. Il cazzo, fino a che non c'ha. È un problema, punto. Anche perché con l'Hero Power ammazza lui e mi fa pescare due. Porca puttana, Ktun! Pescato Ktun. Bestia di Christian. Brutta storia questa. Due naturalize pure. Porca troia maledetta puttana. Doppia naturalize, Cristo. Che palle. Vedi che ho griddato troppo. Me lo sono preso nel culo. Porco Diaz. Mo' devo trovare il Togwaggle Scheme. Porca troia, merda. Ho fatto un errore. Adesso leggo la donation, ragazzi. Aspetta, fatemi. Aprire stream elements. Allora. Co Diaz, che stronzo che sono. Allora. Facciamo così. Ma basta sto cazzo di lacchè. Basta. Basta. Troppi lacchè delle spell. Questo non è male con Ktun. Sì, ma non vivo mai più. Cioè, non è che non vivo mai più, non lo farò mai, non avrò mai il tempo di liberarmi board, di fare tutte ste cagate qui. Qua ne rimuovo uno. A questo punto faccio così, provo a farcela, ma non ce la farò mai per il tempo, presumo. Dammi due lacchè così libero uno Shadow Step anche. Di mega l'ho giocato lui? Beh, dai, almeno quello. Sì, perché lui gioca la spella 4 che buffa la board, no? Gioca Branching Paths che buffa tutta la board. Ehi, ho sentito che si parla di buste qui. Sì, Peter. Alle 21 vuoi fare un regalino a tutti i miei 20.000 numerosi follower di Twitch. Allora, fammi leggere la donation nel mentre. Recent events. Schifo, schifo, schifo. Va bene. Buona fortuna per la combo. Io devo andare a spellare neve. Nazar, grazie per i 10 euro, man. What the fuck, bro? Impazzito. Grazie, carissimo. Apprezzato molto. Grazie mille, man. Wow. Nazar, ma com'è la neve? Porca troia. Siamo a marzo. Com'è la neve a marzo? Adesso che ci penso. Dove cazzo l'hai trovata la neve a marzo, man? So io che neve hai trovato, te. Già capito io. Dio Cristo. Grazie, Nazar. Porca troia. Grazie per i 10 euro. Veramente. Tanta roba, un bacione gigante, man. E non so dove tu abbia trovato la neve, ma. Ti auguro che tu la riesca a spalare tutta, che ne so. Non so cosa devo dire in questi casi. Ah, il Trentino è sommerso dalla neve. Allora, ok. Comunque mi serve il Tog Skim. Se voglio combinare qualcosa, questo è fortissimo. Piu, 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 piu. Tradiamo lui. Mi setto l'anima del crepuscolo. Mi setto la prescelta. Ha già fatto due spreading, quindi va benissimo sta cosa. Il problema è che Ktun non costa zero, quindi allungo la combo. Vi spiego come. Devo giocare Ktun. Giocare Ktun e non posso giocarlo Ktun però. Perché se io lo gioco lui spara danni, non ho più gli Shadow Step. Che macello di merda, oh. Guarda che casino se lo peschi sto stronzo. Guarda che casino se lo peschi sto stronzo, vabbè. Questo possiamo clivare 5 danni su tutti con l'arma.
il vortice di lame, che una volta era molto più forte. Abbiamo pescato l'arma, però, eh. Sarebbe bello rimbalzarsi in mano lui, ma non è possibile. Allora, direi che questo esplode tutto, sì. Lo disintegra la board perché sono tanti danni. Chiaramente, rimuoviamo, perché sono grossi. Barone Tog mi fa pescare tre carte a zero. Ok? Mi fa pescare tre carte a zero. Il problema che si pone... Il problema che si pone... È un problema che non dovrebbe porsi. Io non lo posso giocare lui adesso. Io devo liberare tutta io devo mettere Cthulhu nel mazzo. Per carità, potrei pescare tre Cthulhu a zero anche. Potrebbe evolversi in questo modo la combo. Non pensate? Ho missato un danno anche, probabilmente. Che palle, sti qua che danno spell. Porco diazzo. Toh. Io ho sicuramente missato un danno, vabbè. Droppa 5. Cos'è che fa sta merda? Ottiene più 1 più 1 quando il tuo re ottiene armatura. Più 1 d'attacco quando il tuo re ottiene armatura. Io devo giocare Cthulhu. Il problema è che Cthulhu mi deve rimanere vivo. A parte che non è difficile che rimanga vivo. Ok. Ha già fatto più naturalize, due semi-benefici. Però deve rimanere in campo di suo. Su lui adesso mi gioca due Jade. E non glieli rimuovo entrambi. Armatura, armatura. Ma allora... No, cazzo, non posso uccidermi gli stronzi qui. Uccidimene uno di Hero Power, ti prego. Bravo, bravissimo. Non due, non due. Porco. Non due, non due. Lui me ne gioca due. Allora, aspetta però. In realtà va bene. Quanti danni fa lui? 14. Ha senso giocarlo e poi cercare di rimuovere la board. Tanto c'ho l'uno. Devo sperare che uccida. È meglio perché ci sono più target così. Già belli i primi che sono andati tutti in faccia comunque. Ok, dovrebbe essere sufficiente per rimuovere tutto. Assolutamente sì. Faccia a faccia. Mi setto anche la mummia perché tolgo carte dalla mano. Ora bisogna che lui non mi uccida Cthulhu. Ma onestamente, come fa? Due semi benefici fatti, due naturalize fatte. Cazzo gioca. Non saprei, onestamente. Non saprei. Starfall va bene, mi pulisce la board. Probabilmente si piglia armor, gioca un Jade. Loteb va benissimo, non me ne fotte un cazzo di Loteb. Non me ne frega niente di Loteb. Addirittura per me te lo posso anche rimuovere. Cioè, il mio obiettivo è giocare. A sto punto, giocare più Cthulhu possibili, ragazzi. Cioè, se io faccio così, ne mescolo 3. Lo devo fare, purtroppo, perché sennò adesso rischia di morire da swipe, hero power, robe simili. Quindi, io ne mescolo 3. A 6 mana, peraltro. Una ladrata più di questa non esiste. Faccio hero power. Mi becco un lacchè che giocherò dopo. Dopo i 2 più 2 a Cthulhu e vado faccia. Ok? In questo momento io ho tre Cthulhu nel deck. Lui mi fa pescare tre carte. Quindi al 100% almeno un Cthulhu lo prendo. Poi dipende dalla fortuna che ne posso trovare più o meno. Nel frattempo, grazie a Like Crutch per i 9 mesi di Prime. Bentornato, Like Cruccione. Un bacione enorme, welcome, welcome back. Grazie, Crutch. Gioca un Jade così trado Cthulhu e tu non perdi. Bravo, mi sei piaciuto, amico mio. Se è piaciuto questo, lo schiantiamo lì. Io ho pescato un Cthulhu, ma vabbè, era abbastanza probabile. Questo lo schiantiamo qua. Io mi gioco il mio bel lacchè che mi rinviene un drago. Ok. Sì, che lo schianto. Sì, che lo schianto. Piglione Farian. Bacchetta delle meraviglie. Speriamo di beccarne due. Cthulhu a zero. Ne ho beccato uno, purtroppo. Cthulhu 16. Due ne ho beccati, in realtà. Invocare Galakrond non serve. Quindi, al momento, cazzo, potevo mangiare il mio Cthulhu, però, è vero. Però vabbè, adesso li gioca i Jade, posso mangiare i suoi Jade, che sono 12 d'attacco. Ok. Swipe. Perché non qui? Perché non me lo uccide? Ok, swipe, swipe. Double swipe, va bene.
Mi sei piaciuto, amico mio. Su lui giocherà un Jade, 12-12, va bene. E un 13-13. No, ok, mescola nel deck perché vuole fare infinita value. Quindi io ti domando, no? Se io faccio così, questo qua diventa un 30.000-30.000. O 2-28-28. A zero mana. In questo momento questi sono... tanti danni. Io non so perché lui non stia concedendo. Perché secondo me lui non ha capito che ho due Cthulhu in mano a zero. Lo so, ragazzi, che è Miss Little, ma è Miss Little da mezz'ora. Ma non avete capito qual è l'obiettivo. Però la domanda è, posso temporeggiare anche questo turno? Allora, lui, ragazzi, ha solo Jade. No, perché mi fa 2 di fatigue, vado a 16. 3 no, non posso temporeggiare questo turno, ragazzi. Sennò crepo. Quindi mi tocca vincerla. In questo momento quanti danni sono? Sono 28. Più 28, più 28, più 28, giusto? Sono 112 danni. Puoi giocare Track Toon comunque, perché vinci quel secondo. In realtà sono 112 danni, sono ancora di più. Se questo... se non vinco. Quindi Bran... con 56 solo di questo. Sono 56 solo di questo. Ora posso riposare. Erano 112 danni a zero mana questi. Sì, sarebbe stato bello giocarlo e mangiarselo. Però, tanto lui poi è troppo greedy e credo che stiamo spremendo... già ho spremuto fin troppo sta cosa. Bello però! Vedi, è difficilissimo farlo workare, però... quanti danni puoi fare con sta combo? È bellissima sta cosa, è bellissima. Fantastico, fantastico, bellissima, dai.